ce la puoi fare. Del mare, a voi fare i capelli, i velinovi, Molti mi hanno chiesto di parlare dei verbi pronominali. Sai cosa sono? No. Buongiorno. Buongiorno. Buon lunedì e buon inizio settimana. Buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi in particolare vediamo avercela e farcela. Prima di spiegarli, vi leggo un testo. Il ruolo della grammatica. Come abbiamo discusso precedentemente, lo studio della grammatica ha un ruolo nell'apprendimento delle lingue. Il nostro obiettivo è produrre qualcosa che serva da monitor per usare la grammatica come supplemento all'acquisizione della lingua in situazioni in cui il suo uso è appropriato. Ma questo significa che le istruzioni grammaticali hanno un ruolo limitato. Solo alcune regole devono essere insegnate anche come monitor ottimale. Per la maggior parte degli studenti, quindi, serviranno solo le regole grammaticali apprese in seguito e semplici. Allora, solo certi studenti potranno beneficiare dalle istruzioni grammaticali. Infine, l'uso della grammatica dovrebbe essere ristretto solo alle situazioni in cui non sarà di interferenza con la comunicazione. Il miglior modo per abituarsi a usare cose come appunto questi verbi particolari, chi ama lo stile di apprendimento che amo io, non è leggere le regole grammaticali. Ciò che è utile è l'input che si ottiene attraverso esempi applicabili che appunto ti permettono, nel momento in cui devi usare queste cose, non di pensare alla regola, ma di usare l'espressione nel modo giusto al momento giusto. Quindi la soluzione è di aumentare l'esposizione a questo tipo di contenuto, anche se capisco che potrebbe essere difficile da trovare. Non dovremmo aspettare che i nostri studenti siano interessati a punti grammaticali complicati mentre stanno parlando nelle conversazioni libere. Anzi, il momento in cui si può usare la grammatica come monitor è nel momento in cui si scrive e nei discorsi preparati. Infine, in alcuni programmi c'è un posto per lo studio della grammatica avanzata. Ci sono studenti che per qualche ragione sono molto interessati allo studio della grammatica per loro proprio interesse. Forse futuri linguisti e insegnanti di lingua. Presentare strutture avanzate a questi studenti nella lingua che stanno apprendendo potrebbe essere di qualche uso, poiché essa si tratta di un argomento di interesse. La teoria però implica, tuttavia, che sarà la lingua e la spiegazione che aiuterà con l'acquisizione, non i fatti grammaticali imparati. In altre parole, il mezzo è il messaggio. Se gli insegnanti realizzassero che la grammatica complessa non è facilmente utilizzabile nella performance reale e che nel momento in cui l'insegnante parla è l'input la parte più di valore della presentazione in termini di acquisizione della lingua, allora in quel caso le lezioni grammaticali potrebbero essere di alto beneficio. Lo sono tuttavia non per tutti. E al massimo dovrebbero far parte di una parte opzionale del programma. Oggi ringraziamo. Dobbiamo ringraziare. Grazie tanto a Palova per questa lettera. Un abbraccione da me e la nonna. Un bacione. Vi raccontiamo una storia assurda. C'era una volta la nonna Letizia. Ecco. La nonna Letizia ha deciso di volare in cielo. Quindi ho detto alla nonna Letizia, ce la puoi fare a volare? E lei ha detto, sì che ce la posso fare. Ce la puoi fare? La nonna Letizia ha preso il volo in cielo e ha detto, ce l'abbiamo fatta, sono in cielo. E in cielo non c'erano gli uccellini, ma c'erano dei polli. Me l'avevano detto che in cielo c'erano i polli che volavano. La nonna ci ha fatto preoccupare tutti. Perché ci ha detto che non ce la faceva a stare in cielo tanto tempo con i polli. Quindi è arrivata la nonna,
E io gli ho detto, vengo io in cielo a dirti come farcela. Hanno visto una macchina anche in cielo. Allora la nonna ha detto alla Letizia, ce l'hanno portata ieri questa macchina qui. All'inizio pensavo, non ce la posso fare, invece ce l'ho fatta. Non bisogna mai avercela con nessuno. In conclusione volevo ringraziare tutti coloro che stanno usando il pacco per migliorare il proprio italiano. Quello che vedete qui dietro è parte del materiale che c'è all'interno del corso e il consiglio principale che do a chi di voi lo sta usando è veramente di ascoltare i file moltissime volte, no? E sfruttare i tre audio che ci sono, ovvero il mio veloce, il mio lento e anche quello della Nadia se siete ragazze o donne. Avendo il testo, il PDF con la traduzione, ascoltare 10-20 volte i file vi permetterà di assorbire le espressioni e la lettura aiuta molto nel migliorare anche la scrittura, no? Questa ripetizione ovviamente sarà di beneficio anche per il vostro parlato. È da tanto che non ne parlo e è stupido da parte mia non parlarne, poiché ho passato veramente un anno della mia vita a crearlo. Non è una cosa che ho fatto tac. È appena successa una cosa molto sfortunata, sono inciampato su una delle luci che ho appena comprato e mi è rimasto in mano questo. In sostanza sono inciampato nel filo e adesso tutta la luce che ho, tutta questa non funziona più praticamente. Sono stato un pirla, colpa mia, non avevo visto il filo. Niente, dovrò comprarne una nuova su Amazon e vabbè, cose che succedono. A domani e buona serata.